Questa mostra rappresenta in un compendio di circa 170 immagini la storia della fotografia dalle sue origini a oggi relativamente a un continente in grande evoluzione, specialmente negli ultimi tempi, come l'Asia. L'Asia è stata oggetto di interesse dei fotografi proprio sin dalle origini, a partire dalle idee del Grand Tour, questo modello che si era imposto nella cultura anglosassone e del nord Europa, di avviare nella propria vita, di fare nella propria vita un viaggio nel Mediterraneo e nei luoghi santi. Con il Novecento, parallelamente all'evoluzione anche tecnica che e all'apparire dei giornali come strumenti di informazione, la fotografia si evolve, quindi appare il fotogiornalismo quale medium rilevante e punto di riferimento anche dal punto di vista della cultura della fotografia. I nomi del Novecento che hanno fotografato in Asia sono i grandi maestri, da Cartier-Bresson a Kappa, a Werner Bischoff, a René Burri, Depardon e molti altri ancora. L'ultima parte della mostra rappresenta invece gli autori asiatici che hanno cominciato ad apparire sul variegato mondo della cultura e dell'immagine nella seconda metà del Novecento e che negli ultimi anni stanno emergendo con una loro logica, con una loro cultura che fa proprio il cambiamento e l'estensione culturale di questo medium. Cioè che dall'iniziale visione del reale che il medium fotografia ha garantito sin dalla sua nascita ad oggi, permette in questi ultimi anni di avviare nuovi procedimenti culturali, che sono procedimenti di una ricerca che va sul fantastico, che va su nuovi mondi che sono inventati direttamente dall'artista. Noi siamo molto soddisfatti di aver avuto la possibilità di allestire questa mostra in questo spazio che ci pare particolarmente bello, perché essa dà la possibilità di comprendere la evoluzione, la crescita, lo sviluppo di una delle aree più interessanti a livello mondiale, che è quella delle regioni dell'Asia, e per un altro verso dà la possibilità anche di comprendere qual è stata la stessa evoluzione della fotografia e delle sue tecniche. Credo anche che la presenza di fotografie di alto livello e di grandi fotografi, di grandi artisti, evidenzi anche il livello sicuramente alto di questa mostra. Credo per ultimo davvero di sottolineare come la mostra vuole essere essa stessa fonte di riflessione per quanto attiene al fatto che il rapporto tra i popoli produce sempre momenti che possono essere di crescita democratica e comunque di convivenza pacifica.